sono Jessica Resteghini, ho 34 anni, sono un'attrice e ho il cancro. Questa è la mia storia. Sto andando a fare un eco transvaginale per controllare il mio endometrio. Molto importante. Perché? Perché sto prendendo tamoxifene e decapeptil. Ora mi sono persa. Molto bene. Vi faccio sapere com'è andata. Sto andando in un poliambulatorio perché ovviamente da altre parti non ho assolutamente trovato posto. È un po' tragica la situazione, però vabbè, vediamo un po' come sarà. A dopo. Benissimo, ho preso la multa. Che palle, Milano è una roba tremenda. Chissà di quanto mi arriverà, non lo so. Mi è arrivato soltanto questo. Evviva! Vabbè, ok, multa presa. Mettiamola così. Non ho pagato la visita perché ho l'esenzione e quindi mi pagherò la multa. Tra parentesi, non c'erano strisce blu, non c'erano strisce bianche, ormai vabbè, ovviamente a Milano non esistono più. C'erano le strisce gialle, non mi sono permessa di mettermi né su quello degli invalidi né sulle strisce gialle, perché sono ovviamente persone che abitano lì. L'ho messa sul marciapiede e niente, sul marciapiede sono riuscita a prendere la multa. Ho beccato il vigile e gli ho detto: ma mi scusi, dove la devo mettere? E mi fa: lo so, però io non posso farci niente. Ho detto: capito, non c'è un parcheggio qua in zona, non c'è nulla, quindi che cosa devo fare? La prossima volta la metto sulle strisce gialle? Forse. Ok, quindi ricordatevi, la prossima volta mettetela sulle strisce gialle. Ok. Vabbè, comunque, ecografia fatta. Mi è piaciuto tantissimo questo ginecologo. Mi è piaciuto proprio tanto. Mi sa che mi segnerò il suo nome. Sì, assolutamente. Mi ha detto che il mio endometrio è perfect. Che da che era stato misurato a ottobre, che era 6-7, me l'ha misurato oggi ed è 2,5. Certo, scusate, non è l'inquadratura migliore, però come al solito mi piace farveli subito i video. Questo è quello che è successo oggi. Se il mese prossimo avrò altri esami, forse devo rifare anche gli esami del sangue, però quelli verso maggio, se non dico una sciocchezza. E basta, il 7 giugno ho la mammo e l'eco dove sono io in cura. Da lì poi partiranno i 45 giorni per essere poi operata, nel senso che devo fare l'intervento di ricostruzione. Va bene? Ho detto tutto? Sì. Forza!